perché era un, era un mensile e lui era convinto che per lui il mensile era 30 giorni, quindi lui incazzato che non è riuscito a fare la 25esima timbrata. E io gli ho detto, ma scusa, dove li devi fare? Insomma, sto ragazzo qua aveva mezzo City Pass. Bevo un attimo. Aveva mezzo City Pass, me lo fa vedere. Dico, guarda signore, a parte che non è timbrato. E lui prontamente mi ha detto, beh, non sono riuscito a timbrarlo perché corto. Manca mezzo. E infatti, detto, questo è il secondo problema. Ho detto, comunque manca mezzo City Pass. Ho detto, io che ne so che non hai fatto 7 timbri dall'altra parte, non l'hai finito. Ho detto, a parte quello, ho detto, comunque, cioè, non è timbrato. Ho detto, se proprio te lo volevo accettare, che proprio eri riuscito a timbrare questi 4 cm di City Pass, cioè, comunque non l'hai timbrato. Poi è stato anche abbastanza tranquillo, sarà la fattanza, sarà qualcosa, era anche abbastanza tranquillo, insomma, e ha accettato la multa con disinvoltura. Poi ci siamo fermati a parlare, lui mi spiegava che faceva tutti i giorni quella tratta, ho detto, guarda, ho detto, fatti un abbonamento, insomma, 32 euro al mese, insomma, se vieni tutti i giorni a lavorare ti conviene. Ah, ma dove lo posso comprare? Qua su giù, vai nella tabaccheria. Insomma, questo prende una tabaccheria, ma era un momento di soddisfazione, adesso ci ho convinto un abusivo a diventare un abbonato. È una missione. No, ho fatto di meglio. Lo vedo uscire tutto bello, sompottante, felice, cosa aveva fatto? Era andato dentro dal tabaccaio, non è che aveva comprato il City Pass, era fatto dare delle forbici, aveva preso quei tagliandini delle discoteche di cartoncino, l'aveva tagliato a misura del City Pass, si era fatto prestare la graffettina, non è una balla, giuro, eh? Si era fatto prestare la graffettatrice dal tabaccaio, le ha graffettate, è venuto da me che era ancora la fermata e mi fa, ma se lo timbro così è valido. Guardate, te dovresti imparare a mettere un po' più tabacco nelle sigarette. Perché cioè, come fa? Cioè, la gente è di un'assurdità allucinante, ti racconto, una signora al volo così, gli chiede il biglietto e l'ho buttato dal finestrino. Allora, un momento. Ricominciamo da capo, signora, ricominciamo, forse, cioè, perché è chiaro, ti sparano la cagata, poi tu ricominci nella speranza che, per evitare l'imbarazzo, che magari la seconda volta ti dicono, no, non ho il biglietto, no, l'ho buttato dal finestrino, signora, mi faccio capire, ma lei sale sull'autobus, timbra il biglietto e poi lo butta dal finestrino, sì, che ne sapevo io che veniva il controllore, ho capito, cioè, questa è ancora una cosa assurda. Cioè, nel senso, non è da dire i controllori non passano mai, quindi non faccio il biglietto. Siccome i controllori non passano mai, timbro il biglietto e poi lo butto dal finestrino. Un altro tizio che l'ho raccontato l'altra mattina con lo scontrino del bar. Chiede il biglietto e mi fa vedere lo scontrino del bar. Dico, signore, mi dovrebbe far vedere un biglietto. Ah, cazzo, ho lasciato il biglietto sul bancone e ho preso lo scontrino. 20 minuti fa. Adesso io capisco che tu sei controllore stronzo, ma davanti uno così cosa gli racconti? Poi gli dici, signore, no, 20 minuti fa, c'è l'orario qui, ho capito signore, ma mi faccio capire. Lei fa il biglietto dalle Ducati, scende, va al bar, appoggia il biglietto sul bancone, le dà il caffè e pretende anche che non le faccia la multa. Diventa un po' eccessivo. Me l'ho venuto in mente prima, sto andando a ruota libera. Non so se mi rompo le palle, ditemelo. Ah, questo qui, lui e lei, l'abbonamento della moglie. Infatti questa ce l'avevo, ma poi dopo... Quando uscite con l'amante, fate il biglietto. Perché è situazione imbarazzantissima, voi siete, teoricamente dovreste essere in ufficio, siete in giro con l'amante, sale il controllore, fa la multa e non potete dare un... Cioè, cosa fare? Questo saliamo, lei subito, signore, come sei contro i miei biglietti? Ah, io non ne voglio sapere niente. Lei, lui... Paonazzo, lui proprio paonazzo, lui tira fuori un abbonamento da 300 euro che sono gli impersonali annuali tipici degli uffici, quindi tu un ufficio compra un impersonale annuale, chi in servizio quel giorno, magari il capo ufficio, quello di lì, gli dà l'abbonamento che possono utilizzarlo tutti, quindi a orario da ufficio, si sta a fare sveltire. Detta come detto, a un certo punto lui era, vabbè, ma intuisci, cioè lei, perdonatemi il testo, era una puttanona, detta come ho detto, mai dei pregiudizi, nel senso equità, posso avere un libero pensiero, poi che se non glielo dico in faccia è un conto, insomma questo qui,
questo qui a un certo punto fa, vabbè, io ho l'abbonamento, e dico, va bene, allora io ho due persone, un abbonamento, quindi a chi la faccio la multa? Faccio lui, la faccia lei. No, stronzo, io scendo. No, signora, un momento, lo facciamo così. Salviamo capricavoli, lei l'abbonamento lo dà alla signora e lei le fa, a lui le faccia la multa. No, perché lui giustamente non doveva essere lì in quel momento. Prendo una multa impegnativa. Signori, un'ora a cercare il suo bancomat, perché a questo punto se per non documenti, senza pagare subito, però non voleva il primo bancomat a disposizione, sono dovuto andargli dietro un'ora per cercare il suo bancomat. Cioè, potevo sputtanare la stragrande, però un'altra cosa, i ragazzini che fanno fuga a scuola, quando andate, quando siete, non dovete essere in quel posto, fatevi il biglietto. Mi è venuto in mente la commercialista prima, per quelli che ti sparano il loro lavoro. Cioè, siccome sono un commercialista, sono una brava persona. Questa qui era una ragazza salita in Piazza dell'Unità, salita a bordo. Tutti avevano capito che c'erano i controllori a bordo. Tutti, tutti. Lei no. Passiamo il ponte di Matteotti, il semaforo, giriamo, davvero controllore sbastardo, quando te lo controlli un minuto prima di scendere, perché l'avevi già piazzato. Gran polemica, io sono una commercialista, quindi? Quindi? Ah, non sono mica, poi si rivolge, dietro c'era Aziz, Mohamed e tutta quella gente lì, quindi un'altra cosa, cioè mai andare a dire voi le multe le extracomunitarie non le fate mai, quando su un autobus ci sono tutti extracomunitari. Questa commercialista, ah, ma io non sono mica, c'era Aziz Mohamed dietro che non già sul piede di guerra, io mi sono avvicinato, l'ho guardato e ho detto ascolti, sai così, ha già sparato una cagata, da un documento, ma io gran mena, non si fida di me, sono una commercialista, oppure quello che ti dice, mi è capitato una volta uno dell'ex legione straniera. Sì, ha detto che mi voleva staccare la giugulare, io le, a parte che avevo 95 anni, la ventiera, sì, esatto, un punto di pressione, la mossa di Spock, quelli dell'invalidità, una signora mi fa, io sono invalido all'80% al braccio destro, quindi non riesco a timbrare il biglietto. Okay. Cioè, oppure mi è capitato una volta una famiglia di ciechi, questo è bellissimo, giuro, perché poi i ciechi sono stati veramente belli, era il 30, fermo in stazione, io salgo e metto dietro, una cosa che si fa molte volte, prima dai un'occhiata all'autobus. Ciechi non vedenti, perché io non sapevo, l'avevo scritto ciechi come inteso, come c'è che abbiamo trattato le nazioni, quindi. E allora praticamente salgono, c'erano due ragazzi, studenti, perché si vede visibilmente studenti, che erano andati a prendere i genitori in stazione. Sì. Loro scendono, guardano, si brigano tutto, mia mamma a destra e a sinistra. A un certo punto partiamo con l'autobus, si esce dalla stazione, si fa via Mendola, secondo me per la fermata della Camera del Lavoro di via Marconi, uno il concetto di appena salito, insomma, non dovrebbe più tirartelo fuori, ok? Buonasera signore, continuiamo i biglietti. I due ragazzi tirano fuori due tesserini di accompagnatori per ciechi. Allora quando tu vedi comunque una cosa così, tu non vai nel merito, cioè non è un tuo diritto, non è niente, eccetera, eccetera. Premesso che non abbiamo mai lasciato un cieco a piedi, nonostante adesso non abbia messo questa vocina che rompe le balle, che ti dice 20 stazioni, non abbiamo mai lasciato un cieco a piedi, perché cioè, obiettivamente è tutto lì. Io so di uno. Vabbè, succede, spiego, anche me mi ha lasciato a piedi i miei stessi colleghi, quindi. Vabbè. Insomma, a un certo punto gli chiedi il biglietto, questo ti non fa due tesserini da accompagnatore per ciechi. Quando senti una situazione di questo tipo, insomma, tatto, tranquillità. E vabbè, signore, capito, però, insomma, poi adesso non dico la guerra di Napoli, ma adesso non è per dire la provincia, perché qualcosa, è proprio per dire quello che faccio, lo so, scegli. Allora gli faccio, vabbè, signore, ho detto, io so che comunque i ciechi hanno un abbonamento che costa poco, costa praticamente pochissimo, gli abbonamenti per invalidi, eccetera, eccetera, e ti permette l'accompagnatore, tutto, comunque è un titolo di viaggio di per sé, eccetera, eccetera. Ma noi qua possiamo girare. Poi a un certo punto mi avvicino a lui, al ragazzo, dico, zitto, perché non sai mai come devi affrontare. Scusi, ma chi sono i ciechi? Ma io e mia sorella siamo ciechi, e loro sono i nostri accompagnatori. Quando tu vedi qua, lui, canotta,
canotta di proprio di quelle canotte da, è brutto dirlo da Napo, però beh, canotta. Lei tutta bella, dolce, Gabbani, i suoi genitori imbarazzantissimi, perché obiettivamente imbarazzantissimi. Gli ho fatto 4 verbali, nella convinzione che lui dice, beh, voi presentate il tesserino e fate ricorso, io però purtroppo essendo di un'altra provincia voi non posso sapere. Il padre ci ha creduto, il padre mi ha seguito in biglietteria per ritirare il modulo per i ricorsi.